Buonasera a tutti e benvenuti ai presenti e agli amiche e amici collegati via Zoom. Medicina e Frontiere, l'associazione culturale che ho l'onore di presiedere, prosegue il suo cammino nel mondo scientifico, esaltando quei valori culturali, umanistici, etici, cui si ispira, cercando di proporsi come fonte di proposte innovative che vanno al di là della medicina. Ed oggi lo vogliamo fare con un convegno che trae la sua ispirazione dall'ultima opera di Paola Binetti, La leadership femminile, modelli e qualità oltre le quote rosa. Sarà compito e merito delle illustri relatrici che si avvicenderanno al microfono entrare nel merito dell'opera e sottolinearne la ricchezza e varietà tematica, la capacità dell'autrice di affrontare con capacità letteraria che la distingue, ma anche con quel coraggio civico che mai le viene meno, un tema complesso, dalle molteplici sfaccettature, che ci dice quanto cammino la donna abbia compiuto in questi ultimi 70 anni per cercare di guadagnare sul campo ed esclusivamente per propri meriti quei traguardi che un sordo maschilismo le ha sempre cercato di negare. Un'opera che ci racconta quanta fatica comporti ancora oggi per la donna raggiungere quella leadership che costa non solo fatica ma anche solitudine, che la donna paga con rinunce quotidiane, ma di cui sopporta e non teme il peso, capace di fare squadra, come solo lei sa fare, ma anche aperta all'adesione di progetti, alle iniziative innovative. Una dottrina che mai come oggi nel mondo della medicina e della scienza deve trovare applicazione pratica e che associazioni culturali come Medicina e Frontiere penso debbano far propria. In particolare, il titolo del convegno vuole proprio sottolineare quanto la donna, attraverso il suo impegno civile, ma anche il suo essere leader, abbia portato nel complesso mondo della medicina, ma anche in quello che è il complesso percorso della cura. Ed è per questo che anche la scelta della data di oggi è significativa per questi aspetti. Oggi non solo, come sappiamo tutti, è la giornata mondiale del malato, ma è anche la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. Non mi dilungo ulteriormente, mi complimento a nome dell'associazione con la senatrice Paola Binetti e la ringrazio per il continuo supporto che ci dà anche in qualità di presidente del Comitato Scientifico di Medicina e Frontiere. E ringrazio Isabella Di Chio che ha accettato questo invito con una delle caratteristiche della donna leader, l'entusiasmo. E modererà questa sessione non solo come esperta di comunicazione, ma anche, vi assicuro, come persona sensibile a queste tematiche. Lascio la parola a Isabella che presenterà le relatrici e che ringrazio per l'adesione. Siamo le relatrici che tra poco presenteremo, ma salutiamo anche le tantissime persone che sono collegate via Zoom e poi tra poco magari ci daranno anche un aggiornamento su quante sono le presenze, ma sappiamo che siete tantissimi e state anche aumentando notevolmente. E quindi è importante anche questo mezzo, questa piattaforma che ci permette di ridurre le distanze, quanto in questo periodo abbiamo bisogno di condividere dei momenti davvero che siano fertili per la nostra formazione. Il mio saluto va chiaramente alla padrona di casa, Paola Binetti, neuropsichiatra infantile, psicoterapeuta, docente universitario e parlamentare da quattro legislature, autrice del libro, a Lucia D'Alba, dirigente gastroenterologo ed endoscopista, a Laura De Gara, preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie per l'Uomo e l'Ambiente dell'Università Campus Biomedico di Roma, che sono qui presenti. E poi a Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Telethon, e Maria Rizzotti, senatrice e medico specialista in chirurgia plastica, che sono collegate via Zoom e che interverranno nel corso di questo momento insieme. Lo dicevo, è un'occasione fertile e proprio oggi, lo ricordava il professor Guarino, l'11 febbraio, la giornata del malato e anche l'anniversario della prima apparizione di Lourdes, è sicuramente un'opportunità fertile per dedicare un momento di confronto e soprattutto in questo tempo così difficile, ma anche un tempo fertile per gettare le basi di quello che sarà il futuro, la ricostruzione di questo mondo così dilaniato
dal coronavirus, e sicuramente ci attende una sfida grande che le donne sapranno prendere e portare avanti. Devo dire che una delle cose che mi ha particolarmente colpita già nelle prime pagine del libro della senatrice Binetti è una frase: le riflessioni che seguono offriranno più domande che risposte. Sicuramente porsi delle domande è un privilegio, quindi sicuramente entriamo nel vivo di questa nostra conversazione e che ci permetterà anche di analizzare aspetti diversi e sicuramente di integrare elementi diversi. Allora io inizierei da Lucia D'Alba, dirigente gastroenterologo ed endoscopista, partendo dai nuovi modelli di leadership femminile e soprattutto anche dalle diverse sfaccettature. Ci piacerebbe affrontare insieme a lei sapere soprattutto che ruolo ricoprono le donne nel mondo della medicina e della sanità. E quanto la leadership femminile è un valore aggiunto in questo ambito. A lei la parola. Grazie, buonasera, grazie intanto per l'invito e per avermi voluto qui in veste di medico, di donna, di mamma, di figlia, perché le donne medico non sono soltanto medico ed hanno un impegno presso la famiglia d'origine, la famiglia che acquisiscono, la famiglia dell'ospedale, la famiglia dei pazienti, e prendono cura e prendersi in carico. Ed è questo, già questo è un lato della sensibilità delle donne che va al di là della formale essere medico. Negli ultimi decenni stiamo assistendo ad una femminilizzazione della medicina. C'è stato il sorpasso. Le donne che si iscrivono a medicina sono più degli uomini. Quelle che si laureano sono il 60% dei laureati in medicina, dei medici. E il 40% degli strutturati medici nelle strutture ospedaliere e universitari sono donne. Questo vuol dire che la classe che sta crescendo e che si sta formando sarà per l'80% di donne. E l'80% di donne andranno a ricoprire il ruolo di medico. E quindi a questo dovrà fare un po' seguito un cambiamento nell'organizzazione, nella flessibilità, e dovrà indurre un po' tutti anche a capire che ci saranno delle esigenze diverse nel lavorare. E ripeto, questo è un valore aggiunto perché la donna ha. Vuole e determinata nel proprio ruolo. Le ragazze che si iscrivono a medicina portano in genere tutte a compimento la loro laurea, si specializzano, prendono master, prendono dottorati e si iscrivono alla specializzazione. La base del mondo medico, della sanità, adesso è donna. Purtroppo, cosa succede? Che man mano che si sale di livello, c'è una rarefazione. Le donne che si iscrivono alla specializzazione non sono poi così tante numericamente rispetto a quelle che si laureano, perché poi prendono delle altre scelte, fanno delle altre scelte. E nell'ambito stesso delle specialità c'è una notevole preferenza per quelle che sono delle specialità, diciamo, più consone, tra virgolette, a quella che è l'animo femminile, la pediatria, la ginecologia. Ma negli ultimi anni devo dire che chi si iscrive a chirurgia, per esempio, è anche donna, nonostante ciò non sia stato in passato. Se pensiamo che c'è un'unica chirurga responsabile di chirurgia di una struttura complessa che viene chiamata a fare tutti i concorsi perché è l'unica donna in Italia ad avere il primariato, abbiamo una dimensione di quale sia poi in realtà il problema. E le specialità, diciamo, chirurgiche non sembrano essere poi così adatte alle donne, oppure vengono scoraggiate le donne a poi intraprendere questa carriera. C'è
c'è all'Adera anche il fatto che queste magari sono anche delle specializzazioni più remunerative e c'è anche questo, è anche un discorso che forse andrebbe fatto. Questo vuol dire quindi che la base è donna, ma l'apice ancora non lo è. Solo il 14% dei primari sono donna, quindi potete capire qual è, insomma, il divario. Così come i rettori dell'università, adesso per fortuna abbiamo avuto una recente nomina della professoressa Colimeni alla Sapienza di Roma, però faticano queste donne ad arrivare all'apice. E perché faticano? Non possiamo nascondere il fatto che la donna stessa tante volte si pone dei limiti, si pone degli scrupoli nei confronti della propria famiglia. La maggior parte delle donne che arrivano delle carriere apicali sono single o non hanno figli. Questo è l'80% delle donne, i dati che vi sto dando sono tutti pubblicati, quindi si possono andare a trovare perché sono tutti pubblicati, e l'80% riferisce di aver avuto difficoltà a crearsi una famiglia e di aver avuto difficoltà ad andare avanti nella carriera. Non possiamo pensare soltanto a una mera discriminazione dei nostri colleghi, ma è proprio una com'è composta, com'è formata, com'è l'istituzione della nostra società in ambito medico. Non c'è flessibilità, non c'è ridimensionamento dei carichi di lavoro, non c'è una presa in cura per esempio per i bambini nidi. In Italia siamo molto indietro rispetto che in Europa, però vi devo dire che questi dati che vi sto fornendo non sono solo dell'Italia, sono generalizzati anche in Europa. E per quanto lei mi chiedeva il valore aggiunto della donna, la donna da sempre, la donna è cura. Dall'antica Grecia all'antica Roma all'Artemisia fino ad arrivare alla Montessori o alla Montalcino, insomma, abbiamo grosse teste, abbiamo grossi cuori come donne in medicina. Peccato che solo il 5% ha preso il premio Nobel nella storia. Quindi vuol dire che anche qua c'è una difficoltà, eppure la donna è in grado di fare gruppo, è in grado di avere una sensibilità ed una capacità di coinvolgere e di far proprio un progetto e di portare al compimento di quel progetto con determinazione tutto il gruppo. E la vittoria è una vittoria di gruppo, è una vittoria che coinvolge e fa sì che tutti siano ugualmente gratificati del raggiungimento dell'obiettivo. E l'obiettivo, ancor di più, se è la cura e la guarigione della persona. La donna si pone in ascolto, fa proprio il bisogno del malato, ma è anche in grado di ascoltare e far proprio quelli che sono i bisogni dei colleghi. Non soltanto dai colleghi medici, ma dal personale. E quindi questo è sicuramente un valore aggiunto che va a sommarsi a quella che è la capacità di cogliere la novità, lo spirito di curiosità, no? E di entusiasmo. Di portarlo in maniera anche abbastanza spregiudicata fino alla fine, poi, no? Però di portarlo a compimento e non sola con gli altri, e riuscendo a trovare proprio in una maniera empatica anche un equilibrio all'interno del gruppo. Il discorso della differenza tra manager e leader è questo: il leader va avanti ed è lui, è solo e porta avanti se stesso. La leader, lo dico al femminile a questo punto, porta con sé un gruppo ed un progetto. E ancor di più, se
se questo progetto interessa la cura e la guarigione della persona, del malato, della persona fragile, è ovviamente tanto che valore aggiunto. Questa è la peculiarità, è quello che fa gioco non soltanto alla donna, non soltanto alla donna come classe, ma alla società. E questo è il bene della società. Quindi dovremmo tutte noi intanto riuscire a caricarsi anche di questa responsabilità, perché portiamo avanti un progetto che è un progetto non soltanto un progetto di lavoro, ma un progetto proprio di vita che coinvolge tutti gli ambiti, non soltanto quello della medicina. Grazie a Lucia D'Alba per averci guidato all'inizio di questa chiacchierata insieme, ma sicuramente anche per aver acceso i riflettori su alcuni ambiti che sicuramente porranno anche altri interrogativi. Grazie a Lucia D'Alba. Allora, la parola ora a Laura De Gara, preside della Facoltà di Scienze e Tecnologie per l'Uomo e l'Ambiente dell'Università Campus Biomedico di Roma. Allora, nel suo libro la senatrice Binetti scrive che senza resilienza non c'è una vera leadership. La resilienza è la capacità di persistere nella ricerca di obiettivi sfidanti, fronteggiando in maniera efficace le difficoltà e gli eventi negativi che si incontrano lungo il cammino. Ecco, la strada da percorrere non è sempre facile e sono tante le sfide, tante le potenzialità e anche gli ostacoli. Ecco, come una donna vive nel mondo dell'università e come si pone dinanzi a queste sfide? Senz'altro è una domanda complessa. Io intanto ringrazio Paola per avermi dato l'opportunità anche di leggere questo libro che mi è piaciuto moltissimo e che mi ha fatto ripercorrere in fondo tanti momenti della mia vita. E riflettendo un po' sul lavoro universitario, pensavo al fatto che è un lavoro bellissimo. Anche perché la funzione un po' del professore universitario è quello di scovare talenti, di identificare persone a cui lasciare un testimone, che è una cosa abbastanza particolare. In altri tipi di lavoro non è così evidente l'idea di un leader che faccia crescere altre persone perché diventino leader. E questo mi sembra che sia una ricchezza, molto bella del lavoro universitario. Che ha anche tantissime problematiche dietro, anche, e che rientrano molto, che hanno molto a che vedere con il discorso di resilienza, no? Paola stessa nel suo libro parla del sottile equilibrio che c'è tra il leader e i suoi collaboratori, del rischio che c'è quando i collaboratori non vedono più l'autorevolezza del leader, ma si sentono un po' disturbati dalla presenza di questo leader che è leader, no? E che in un certo senso si sente di averli fatti crescere, nell'altro senso non sempre ha la capacità di riconoscere il talento degli altri, anche la giusta esigenza delle persone di appunto di aprire la loro strada, di portare avanti le loro idee. E penso che per un leader la resilienza abbia molto a che vedere anche con la capacità di riconoscere il bisogno degli altri di crescere e di affermarsi. E questo richiede molta capacità di cambiamento. Io, dal mio punto di vista di biologa, che ha studiato per tanti aspetti l'evoluzione, no? Vedo come nella vita della persona dobbiamo continuamente essere disposti ad evolvere. Ecco, non va incontro in modo corretto all'evoluzione che è dettata dalla vita, che è dettata dal fatto di stare in un contesto dinamico, rischia di morire, no? Come tante specie che si sono estinte. E la resilienza per un leader è capacità di cambiamento, capacità di fare esperienza. A me è una cosa che anche quando ero più giovane, no? Mi ha aiutato tantissimo di una persona che anche Paola conosce molto bene, che diceva che un buon professionista si fa sulla base di successi, ma anche di insuccessi metabolizzati in modo corretto. E questa è una sfida molto importante, la capacità di metabolizzare un insuccesso, una cosa che non è venuta come avremmo voluto. Una relazione che non si è sviluppata come avremmo pensato che si sviluppasse.
e anche saperlo in qualche modo esplicitare. Mi è piaciuto molto il capitolo della solitudine del leader donna, che fa molto riferimento a questa capacità che dobbiamo avere di fare chiarezza dentro di noi, no? Di affrontare, ecco, ciò che ha fatto soffrire, di non subirlo passivamente, no? Ma appunto proprio di, ecco, di affrontarlo, di dialogarlo. Ecco, la capacità di dialogare anche con le persone, no? Che crescono attorno a un leader è un aspetto molto importante proprio per crescere in questa resilienza, per crescere in questa capacità di affrontare la difficoltà come una sfida. E poi l'altra caratteristica fondamentale è la pazienza. Una pazienza che sa aspettare che i tempi cambino e che ti dà quella, ecco, quella capacità e anche un po' quella sicurezza che dobbiamo avere ognuno di noi di se stesso, no? In questo un'altra caratteristica è avere tante dimensioni positive, no? Io appunto un'altra cosa che capita sicuramente anche in ambito di un ospedale, ma nella carriera universitaria capita tantissimo, no? Di come certe volte, e forse una donna di più anche per quello che lei diceva, no? Che chi arriva normalmente single, ma non è single sereno, certe volte è un single sofferente, no? Per cui anche l'idea di avere tante dimensioni che arricchiscano, non solo il lavoro è una delle dimensioni della persona umana, e anche questo avere altre dimensioni aiuta a bilanciare, no? Anche un momento di difficoltà con altri momenti di ricchezza che emergono da altre dimensioni della propria vita. Questo aiuta ad avere pazienza, no? E aiuta anche ad avere quella serenità interiore, no? Di pensare che stiamo facendo il meglio che possiamo fare, che non tutte le cose necessariamente vengono bene, no? Però ecco, la cosa peggiore è quando ci si abbatte, ci si deprime, cioè si focalizza tutta la nostra attenzione in quell'insuccesso, e questo ci rende incapaci di reagire, di rialzarsi, di ricominciare con quell'entusiasmo che è necessario, che non sarà sempre a mille, ma che in ogni caso non ci può abbandonare mai. Grazie, grazie davvero a Laura De Gara. Ed ora ci colleghiamo con Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Telethon, che è collegata con noi online. Nel libro c'è un capitolo che è dedicato alla leadership femminile, garanzia dei diritti dei più fragili. Ecco, l'esperienza storica di Telethon coniuga la ricerca con uno sguardo rivolto a chi lotta per sopravvivere ogni giorno. Ecco, a Francesca Pasinelli vorrei chiedere come lo sguardo di una donna può aiutare a interpretare questo percorso e cosa aggiunge a questa sfida. Intanto molte grazie per l'invito, spero che mi sentiate. Mi sentite? La sentiamo, sì. Sì. E, intanto devo ringraziare prima di tutto Paola per avermi dato l'occasione di leggere questo libro straordinario, perché è stato veramente un libro molto arricchente da tutti i punti di vista, che mi ha concesso di fare una riflessione anche molto personale, no? Di un percorso di vita. Ormai non sono più una ragazzina, ho tanti anni di lavoro alle spalle, e quindi confrontarmi con i modelli e le riflessioni che lei esprime è stato veramente bellissimo. È vero che il lavoro in Fondazione Telethon riporta molto di quello che Paola dice rispetto ai fragili. Vorrei parlare un poco dell'universo che sta intorno, no? che è rappresentato da Fondazione Telethon, riportandolo a tutte le donne che hanno un significato in questa cosa. Prima di tutto, Fondazione Telethon si occupa di malattie gravissime, malattie genetiche rare, che quindi sono malattie caratterizzate anche da tanta solitudine per la loro rarità. Ecco, è nata in Italia per volontà di una donna, che era una volontaria, quindi una di quelle figure di cui Paola parla molto bene nel libro, l'etica della cura attraverso l'impegno civile delle donne, che cosa di
più impegnativo e di più etico di un lavoro volontario verso malati affetti da distrofia muscolare. Questa donna era una donna che lavorava, era un'insegnante, che dedicava tutto il suo tempo libero alla, a pazienti affetti da, da malattie muscolari. E con, diciamo, la capacità visionaria, anche la capacità di guardare oltre, no? A un certo punto parla anche Paola della capacità di avere un approccio creativo orientato a trovare soluzioni efficaci e anche soluzioni non scontate. Questa donna decise di importare in Italia un modello che era già in atto negli Stati Uniti da, da molti anni, dalla metà degli anni 60, e cioè una raccolta fondi allargata a, a tutta la popolazione, che facesse diventare importanti malattie rare, malattie neglette, malattie che soprattutto in quegli anni non avevano nessuna forma di cura. E decise di chiedere ad un'altra donna che per la sua visibilità, per la sua, diciamo, visibilità anche politica nel paese, poteva aprire molte porte. Quindi chiese a Susanna Agnelli la possibilità di dare vita a Fondazione Telethon, e naturalmente Susanna Agnelli, per la sua posizione e appunto la sua visibilità, la sua importanza a livello sociale, riuscì a convincere la RAI a fare questa raccolta fondi, e quindi, diciamo, l'esperienza nasce da un'esperienza di donne. Ma alla base di tutto questo c'è, perlomeno nella mia esperienza di vita, il confronto con le mamme, perché Fondazione Telethon è espressione appunto di un gruppo di pazienti affetti da malattie genetiche rare, e quello che mi ha colpito e, come dire, l'insegnamento più grande che io ho ricevuto in tutti questi anni è stato quello di queste mamme, nel cui comportamento, nella cui vita con questi figli, diciamo, la vera lezione che io ho ricevuto è comprendere a fondo che prima della malattia venga la persona, e questo lo si capisce veramente in modo tangibile, quindi non in modo teorico, attraverso lo sguardo di queste madri sui figli. Questi sono figli che sono anche malati, ma la speranza, l'aspettativa, l'amore e l'impegno di tutte queste mamme è esattamente quello di ogni mamma per ogni figlio. E vorrei riportare ad un'altra delle cose che sono raccontate, anche se queste madri sono leader molto spesso nella loro casa, perché difficilmente queste malattie sono conciliabili poi con un'attività lavorativa. Però a un certo punto si parla della capacità, facendo riferimento anche alle definizioni della Klein su invidia e gratitudine, no? L'invidia che destruttura l'identità, la gratitudine che la ricompone, e la sintesi perfetta di queste cose che arriva poi in una rete di solidarietà fra donne. Ecco, in una donna che si trova ad avere un figlio ammalato così gravemente, molto spesso il sentimento di invidia e anche un pochino di rabbia, no? Ma anche di invidia verso chi invece il problema non l'ha, sembra prevalere all'inizio. Ma questo, diciamo, stato d'animo, in questo la personalità poi veramente si ricompone nella gratitudine per tutto quello che di buono questo figlio riesce a dare, e quindi la grinta che nasce nel volere poi risolvere invece il problema fisico, perché naturalmente questo lo si vuole risolvere. Quindi perché Telethon, no? Perché decidere di investire attraverso la ricerca in un futuro che magari non poteva appartenere ai figli dei fondatori, perché la ricerca scientifica è un progetto di lungo termine, ma invece una rete di solidarietà che decide di investire in ricerca per un futuro che è un futuro delle generazioni future. Molto bella la definizione di leadership come una cerniera nell'orizzonte del tempo fra passato e futuro, per selezionare ciò che va traghettato e ciò che invece va lasciato e che appartiene a un altro tempo. Ecco, un investimento in ricerca e in innovazione da parte dei fondatori è stato proprio un investimento in questo senso. Allora, se permettete, vorrei parlare un pochino di me, perché, come dicevo, questo libro mi ha molto sollecitato in queste riflessioni, e il mio modo di interpretare la leadership. Io sono appunto una donna, ho due figli, sono nonna,
quindi ho lavorato tanti anni a partire dall'industria farmaceutica, poi a un certo punto ho deciso di arrivare al Telethon. Dico sempre che ho avuto la fortuna di non soffrire di nessuna forma di discriminazione, quindi ho avuto la fortuna di lavorare in aziende di stampo anglosassone che già negli anni Ottanta, quando io cominciai a lavorare, non facevano veramente differenza fra un uomo e una donna. Però è vero, e questa è una cosa che dirò a qualunque ragazza con cui mi trovi a confrontarmi, è vero quello che dice Paola a un certo punto nel libro, e mi ha veramente commosso leggere questa cosa e ritrovarmici, che è una cosa che ripeto spesso. Dice: il cuore di ogni sollecitazione femminile resta e comunque la ricerca del punto d'equilibrio. E io mi sono resa conto che tutto il mio percorso professionale è stato una continua ricerca, un percorso di vita, non un percorso professionale, una ricerca del punto d'equilibrio, anche nel momento in cui ho dovuto conciliare lavoro e famiglia e decidere, continuando a lavorare, dove mettevo, no? Dove intravedevo il mio punto d'equilibrio, che si sposta nel tempo, non è sempre quello, però continuamente andavo a cercare questo equilibrio. Dando alla mia famiglia una centralità che mi ha permesso anche una certa autenticità. Mi sono trovata, quando lavoravo nell'industria, in un mondo di uomini, a decidere di non negare mai la ragione per cui mi allontanavo dal lavoro qualche ora o chiedevo un permesso. Non ho mai detto altro se non vado al saggio di mio figlio, vado a un colloquio a scuola, ho deciso di dedicare ai miei figli qualche ora. Quindi ho sempre pensato di esercitare, diciamo, il mio femminismo in un modo molto femminile, e quindi dimostrando il bisogno di mettere al centro la mia famiglia e di mantenere l'equilibrio, naturalmente rispettando anche le logiche e le esigenze del posto di lavoro, perché questo poi diventa, chiaramente non deve andare a scapito, ma pensavo di essere più efficace se mantenevo questa cosa. E poi ho deciso invece di passare al Telethon, quando il mio punto d'equilibrio richiedeva anche una risposta ad una domanda di senso. E quindi se quello che avevo fatto prima era stata una cosa che mi aveva molto gratificato dal punto di vista professionale e soprattutto mi aveva dato molto in termini di competenze, di acquisizione di competenze, passare al Telethon, quindi ad una dimensione in cui il fine era proprio la cura dei più fragili, dei trascurati, perché le malattie rare sono malattie neglette, malattie trascurate, questo dava una risposta alla mia domanda di senso che mi ha riportata in un equilibrio che stavo perdendo. E quindi questa caratteristica, secondo me, che credo sia veramente molto delle donne, penso che debba essere trasmessa da noi donne un poco più vecchie, diciamo, alle giovani. Ed è un messaggio che io passo molto a mia figlia. Ho una figlia che ha una figlia, una nascerà la settimana prossima, quindi insomma due nipoti femmine. E questa è una cosa importante. Un'ultima considerazione devo fare, che invece non ho trovato nel libro di Paola, ma credo che sia un consiglio che si può dare alle donne che iniziano a lavorare, e a molte di queste donne. Quante volte sentiamo dire da delle giovani donne: non è ancora il momento per avere figli, perché in questo momento ho dei problemi di lavoro, non è il momento, altrimenti perdo l'opportunità di fare carriera. Credo che questo sia vero proprio al contrario. Io credo che intanto credo che sia sempre il momento di avere figli, appunto, questa è una cosa importante, credo che, insomma, nella vita di una donna sia un fatto veramente importante se la donna desidera dei figli ed è sposata, vuole dei figli. Ma i figli avuti in età presto consentono molto di più di fare carriera, perché un'astensione dal lavoro per un po' di tempo e delle fatiche sostenute quando si è giovani e al lavoro si hanno meno responsabilità vengono molto più sopportate dall'ambiente di lavoro. Mentre l'assenza dal lavoro prolungata di qualcuno che ha grandi responsabilità è molto meno sopportata, ed è facile che questo comporti anche una perdita, no? Del lavoro, del ruolo. Quindi essere disposti a questa cosa presto in realtà alla fine aiuta, si hanno molte più energie,
meno responsabilità professionali e quindi è molto più facile conciliare un momento molto difficile della propria vita, che è quello appunto delle prime fasi, delle fasi in cui si sta iniziando a lavorare. Non è una regola assoluta, naturalmente, ma è stata la mia esperienza e mi sento di dire alle giovani donne con cui parlo di questa cosa che andrebbe proprio ribaltata la prospettiva. Grazie a Francesca Pinelli, grazie anche per aver portato questa testimonianza personale. È bello vedere come tante sollecitazioni arrivino da questo testo e quindi insomma quanto abbia anche lasciato il segno in ognuna di noi anche interpretando le proprie storie. Ora la parola a Maria Rizzotti, senatrice, medico specialista in chirurgia plastica. Si collegherà con noi sempre via Zoom nel libro. Eccola, allora, buonasera. Nel libro Paola Binetti si occupa anche del tema della conquista dei diritti per le altre donne. La collaborazione tra le donne non è un'utopia. Come si coniuga la politica e la ricerca? Lei può vivere questi due aspetti, vive questi due aspetti. Come una donna può incarnare questo binomio? Innanzitutto grazie per l'invito e per il coinvolgimento che solo la mia amica Paola, collega, riesce a fare sempre. Noi siamo entrambe in Commissione Sanità, in Senato, e Paola è sempre un vulcano di idee, di iniziative. Guardi, ho apprezzato moltissimo gli interventi di chi mi ha preceduta e mi sono identificata anche in molti loro racconti. Io sono appunto un medico specialista in chirurgia plastica e devo dire che quando 45 anni fa, ahimè, mi iscrissi a una specialità chirurgica, certamente suscitò molte preclusioni da parte di un mondo prettamente maschile, perché in genere una donna poteva fare medicina, e già all'epoca eravamo poche, ma in genere il suo percorso era verso la pediatria, non certo verso specialità chirurgiche. Ma dal momento che a me piaceva moltissimo, andai avanti tranquillamente. La pausa della mia carriera, diciamo, come chirurgo plastico, poi ero già passata libero professionista, non dico pausa, ma comunque nel momento in cui diventai madre dovetti fare delle scelte, perché già solo interventi di 7, 8, 10 ore in sala operatoria dovetti abbandonarli, perché, ma tutto questo vivendolo con estrema tranquillità. Certo, era un sacrificio per me, la sala operatoria era molto importante. Iniziai dal primo anno di università, 19 anni in sala operatoria, quindi, però era inevitabile che questo succedesse, perché siamo donne. Ora, io credo ad esempio che mai come in questo momento, mai come in quest'anno, si dovrebbe chiedere scusa alle donne e interrogarsi, come ad esempio il libro di Paola stimola a fare, e chiedere scusa perché le donne hanno maturato, soprattutto in quest'anno, un credito verso la nostra società incredibile, perché hanno assunto sulle loro spalle non solo quello che era normale conciliare appunto orari di vita, di lavoro, eccetera eccetera, ma figli, genitori diventano automaticamente caregiver. Pensiamo poi a quello che sono stati i numeri drammatici dati dall'Istat a dicembre sul fatto che su 100.000 unità perse di lavoro, 99.000 sono state le donne che sono finite disoccupate o inattive. Certamente la pandemia sta agendo in un contesto non soltanto italiano, ma globale, dove sono aumentate enormemente le disparità di genere. Non parliamo all'aumento dei casi di violenza, che quello è ancora un altro drammatico aspetto, ma pensiamo anche solo alle varie differenze a livello salariale, ad esempio.
leggendo il libro di Paola scopriamo che parlare di leadership al femminile e non soltanto di leadership vuole evidenziare l'importanza del contributo che le donne possono portare in una organizzazione attraverso la differenziazione con le competenze. E ho apprezzato moltissimo quello che ha detto la dottoressa, e cioè vivere la propria femminilità senza omologazione rispetto a, se vogliamo dire, un mondo maschile, diciamo il mondo dominante, ma non è questo. E questa sottolineare la differenza, cioè essere donne, è proprio quello che le riflessioni di Paola invitano a fare. Mi è piaciuta moltissimo anche la differenza, primo, la definizione di leader, cioè le riflessioni proprio su quello che è il significato della parola leader, la differenza tra leader e manager, che ho trovato molto molto importante. Credo che comunque noi dobbiamo ad esempio fare un passo avanti su quello che è la pervasività delle tecnologie nella nostra vita, perché evidenzia sempre di più la differenziazione, la necessità di figure professionali formate in un mondo più tecnico e scientifico, ma nello stesso tempo affiancate anche di competenze, inclinazioni umanistiche, artistiche, di sensibilità. Ed è molto interessante anche la parte che l'analisi sull'attuale femminismo, cioè legato comunque a modelli culturali e professionali, differenziandosi da quello che è stata la nascita, diciamo, del femminismo. Ho apprezzato quello che è stato l'intervento della dottoressa che mi ha preceduta per quello che riguarda ad esempio il campo della farmaceutica, dove sappiamo che il 43% delle donne sono nel settore, e devo fare questa considerazione: il settore della farmaceutica è forse l'unico settore industriale nel nostro paese che dà un vero welfare aziendale alle donne, sempre di più, e questo dovrebbe essere un modello anche per quello che è il pubblico piuttosto che altri settori industriali. Nella ricerca le donne sono un fiore all'occhiello nella ricerca, pensiamo alle dottoresse che hanno identificato il virus allo Spallanzani, dottoresse precarie, e se non ci fosse stato l'occasione, purtroppo la malaugurata occasione, di metterle sotto i riflettori per il loro successo come ricercatrici, avrebbero continuato a essere nel silenzio di tutti i non addetti ai lavori, che sono la maggior parte. Io credo che anche nell'innovazione digitale le donne dovrebbero essere più stimolate, proprio per quello che è anche la possibilità di cogliere maggiormente e indirizzare le esigenze dell'utenza femminile e non soltanto. Però al di là di tutte queste competenze che oggi vengono richieste, sappiamo che i maggiori processi per abilitare l'innovazione sono l'apertura al cambiamento, la prontezza comunque nel cercare di risolvere i problemi, cioè la praticità, la collaborazione, e queste attitudini sono più riconosciute nel mondo femminile. Su quello che riguarda la solidarietà femminile, credo che non siamo ancora arrivate a quello che, a prescindere dalle posizioni maschili, esiste invece tra gli uomini, perché ci possono essere esempi importantissimi di solidarietà femminile, ma credo ancora non abbastanza e non sufficienti a proteggersi, tra virgolette, una con l'altra, perché molto spesso ci sono magari delle situazioni in cui invece
questo non succede. Credo che il momento in cui ci sarà una reale solidarietà femminile, le donne faranno molto meno fatica nella quotidianità, nel lavoro, eccetera, eccetera. Io credo adesso che una grande occasione, spero proprio che il nuovo governo dia un maggior rilievo a quello che sono l'utilizzo dei fondi del Next Generation europei, perché spero proprio che nel piano definitivo ci possa essere, che il futuro governo, che a quanto si dice dovrebbe avere circa il 50% di presenza femminile, e questo non è solo perché vuole fare bella figura, mettersi al passo rispetto ad altri paesi europei o Nord Europa, ma perché le figure femminili esistono, ci sono. Quindi anche nella politica, rispetto a 70 anni fa, quando praticamente la presenza in Parlamento delle donne era al 3%, adesso abbiamo visto come nel 2018 ci sia stato un grande aumento di presenza femminile. E le donne che possono occupare posti di rilievo anche a livello politico sono molte di più di quello che non ci si immagina, come a livello dei famosi, di una squadra di tecnici, sappiamo quante donne. Non dimentichiamo ad esempio che per la prima volta c'è stata una donna presidente della Corte Costituzionale, per la prima volta una donna, la presidente Elisabetta Casellati, presidente del Senato. Quindi io spero che tutte queste che nel Recovery Fund si possano individuare delle priorità per le risorse, ad esempio su strutture, gli asili nido, perché è inutile dire che poi le donne abbandonano dopo il primo figlio. Noi non diamo servizi sufficienti perché la donna possa svolgere in tranquillità il suo stato di essere di madre e di donna lavoratrice. Quindi le misure fiscali, gli incentivi, le assunzioni, i bonus, eccetera, da soli non bastano. Occorre creare tutte le premesse perché si attivi un circolo virtuoso di crescita. Ed è essenziale anche il ruolo della scuola, dell'università, proprio per, ad esempio, noi parliamo, ripeto, a proposito della violenza femminile, si deve, per la prevenzione si deve partire dalla scuola, per la salute si deve partire dalla scuola. Quindi io credo che comunque, sono molto ottimista, che la tenacia delle donne, ed è commovente quando ho sentito parlare appunto delle madri di bambini con malattie gravi, malattie rare, di Teleton, le donne coraggio, ma loro non si considerano coraggiose, si considerano madri, si considerano donne che lottano per dare il meglio al proprio figlio, e questo è veramente molto toccante. Ma se si chiede a una di loro: ti senti migliore, ti senti di vivere una situazione, loro si considerano madri che lottano e difendono i loro figli. Questa anche credo sia proprio l'importanza della donna, la pazienza. Non so se siamo tanto tutte pazienti, questo forse è un fatto più caratteriale, ma di base sì, lo siamo, perché forse abbiamo anche un senso di responsabilità diverse. Quindi io credo che molti uomini dovrebbero leggere, oltre che molte donne, ma molti uomini, questo libro, e dovrebbero proprio avere la lungimiranza, dopo averlo letto, di circondarsi della migliore leadership al femminile descritta dalla nostra cara Paola. Grazie senatrice Rizzotti, anche noi pensiamo che molti uomini debbano leggere questo libro. E infine mettiamo la senatrice Binetti ad intervenire. Nel suo libro lei scrive: facendosi guidare dalle parole di Papa Francesco. Sì, allora intanto vi spostate voi, ci raggiunge la senatrice. Anche questa è la modalità diversa in epoca Covid delle presentazioni sulle posizioni da assumere durante la presentazione. Allora, stavo dicendo che nel suo libro lei
scrive facendosi guidare dalle parole di Papa Francesco, che durante un'intervista ad una giornalista spagnola ha detto: mi preoccupa il persistere nella società di una certa mentalità maschilista. È il bello della diretta. È il bello della diretta. Allora, ci ricomponiamo. Mi preoccupa il persistere nella società di una certa mentalità maschilista. Mi preoccupa che nella stessa chiesa il servizio a cui ciascuno è chiamato si trasformi per le donne in servitù. Per il Papa non esiste una questione femminile che non sia contestualmente anche una questione maschile. Ecco, noi abbiamo visto le grandi sollecitazioni donate dalla sua fatica editoriale. Ecco, dopo aver letto il suo libro sicuramente ci porremo altre domande. E qual è il banco di prova maggiore per una nuova leadership femminile che non sia un femminismo estremo? E soprattutto, qual è la domanda che lei desidera che una donna si possa porre dopo aver letto il suo libro? Ma io credo sinceramente che la prima domanda che una donna si deve porre è davanti a se stesso. In qualche parte del libro io considero la presa di coscienza di ciò che io sono e la presa di coscienza di ciò che voglio essere, ciò che voglio diventare, la domanda chiave intorno a cui ruota la leadership femminile. Se non c'è consapevolezza dei propri talenti, delle proprie capacità, che significa anche consapevolezza dei propri limiti, l'importante non è estremizzare né i talenti fino al punto di diventare, come dire, arroganti e presuntuosi, né di farsi schiacciare dai propri limiti, ma di mettersi davanti, per così dire, a uno specchio sufficientemente realistico di ciò che io sono per poter scegliere tra le qualità che ho e tra le aspirazioni, i sogni, i desideri che ho, quelli che posso davvero realizzare. Dopodiché su questi fare un investimento che cerchi di raggiungere nella misura del possibile l'eccellenza. Il problema non è ciò che io non so fare, perché tanto ci sarà sempre qualcosa altra che non so fare. Non misuri mai il leader da ciò che non riesce a fare. Tu misuri sempre il leader assumendo una dimensione positiva di ciò che è e di ciò che realmente può fare e vuole fare. Questa dimensione che in fondo potremmo dire fonda l'essere, ciò che io sono, no? E lo fonda anche, se vuoi, in una sorta di rivelazione anche biblica, no? Dio dice di se stesso, io sono colui che è, no? Ecco, che questo vale per ognuno, uomini e donne che siamo. Ma declinati al femminile significa che la donna prenda coscienza della sua dimensione positiva di essere in un certo modo e non pretenda di essere altro da sé. Pretenda di essere il meglio di sé, ma non altro da sé. Il che significa, per esempio, che il grande tema delle pari opportunità, se lo decliniamo in termini di dignità, se lo decliniamo in termini anche di superamento di un certo tipo di gender gap, vedi quello a cui si faceva riferimento, il gender gap sul piano economico, sul piano così, va bene. Ma se no, la bellezza di questo è proprio quello che noi chiamiamo il pensiero della differenza. Cioè il mondo non ha bisogno di donne che scimmiottino modi e comportamenti degli uomini. Il mondo ha bisogno di donne che siano realmente donne al 100%. Ora, capire questo di noi, ognuno di noi troverà la risposta, no? In quel mix di qualità, di capacità, anche di fragilità, perché poi il bello della donna a volte è anche la dimensione della sua fragilità quando non diventa vittimismo, ma quando diventa richiesta di aiuto. Una donna che non ha paura di mostrare la sua fragilità, ma anche perché la supporta con il suo essere, quindi con le sue capacità in tanti altri campi, riesce a offrire una dimensione all'altro di collaborazione, di complementarietà, che è portatrice di pace, di, come dire, di una visione in cui ognuno di noi non deve ostentare ciò che non è, cioè non deve bleffare con gli altri. Questo te lo comunica molto una leadership femminile matura. Io non devo sembrare meglio di quello che sono. Una ragione molto semplice, che sono già molto. Cioè, lo dico positivamente, perché devo dirti una bugia? Perché devo fare finta di? Per quale ragione? Io ho lavorato tutta la vita per essere in un certo modo. Questo mi ricorda un aneddoto molto conosciuto
di Anna Magnani, no? Rispetto al fatto che Anna Magnani a un certo punto aveva il suo viso segnato dal tempo e segnato anche dalle sue rughe. E diciamo, l'operatore, il regista, qualcuno che voleva intervenire su quell'espressione, come dire, per ringiovanirla, no? Cioè per togliere le rughe. E lei che disse quella famosa espressione, ci ho messo tutta una vita per avere, come dire, questa espressione, questo è il mio volto, no? C'è la bellezza di un volto giovanile, totalmente fresco, però sono anche tutti belli i bambini del mondo, ma in realtà, e in qualche modo si assomigliano tutti i bambini del mondo. Viceversa, i volti delle persone, in particolare in questo momento stiamo parlando di donne, i volti delle donne mature sono diversi l'uno dall'altro. Ogni volta è una storia, ogni volta è una vita, ogni volta è una battaglia che si è fatta. E questa è la grandezza della donna, saper assumere il suo femminile e saperlo indossare con eleganza in tutti i modi. Certo, poi c'è un aspetto, rispetto alla domanda che mi facevi, dell'elemento costitutivo del femminile, che piaccia o non piaccia, l'elemento costitutivo del femminile è l'elemento del materno. Che non significa solo una maternità biologica, che non significa nemmeno una maternità da vittima, da angelo del focolare o da vittima, no, significa una maternità assunta in tutta la potenza della metafora di chi sta costantemente e continuamente generando. E io vorrei chiedere a Francesca Pasinelli, perché ha accennato lei al suo essere nonna e al bambino che sta per nascere, a cui faccio tutti gli auguri. Ma in ogni nonna c'è uno spessore generativo che ti restituisce la potenza della tua maternità, addolcita dall'esperienza e anche addolcita da una capacità di rigenerare tua figlia, perché stai generando la maternità di tua figlia. Sono madri che generano altre madri. In una straordinaria ricchezza di esperienza umana, che ci fa sentire nello stesso tempo come persone che vivono la complessità dell'attesa. Le donne sanno attendere, perché la metafora di 9 mesi in cui tu devi attendere sono una metafora potentissima, che sanno vivere dolori di parto, perché ogni volta c'è, come dire, la generazione, il suo momento chiave è sempre un punto di sofferenza, perché dai vita all'altro perché vada. Ma allora questi dolori di parto li vive una madre ogni volta che il figlio fa delle conquiste che in qualche modo lo portano fuori. Questo lasciare andare, no? Questa capacità di amare e di lasciare andare. Questo richiede un equilibrio personale infinito, che diventa in qualche modo straordinariamente potente anche quando lo usi come metafora nel mondo professionale. Pensa a quante persone generi, in quante persone fai sviluppare talenti, quante persone avvia anche un successo nella professione, quante persone poi vanno via. Ed è in questo distacco che sta la potenza anche del tuo lavoro, la forza. Quindi trovo che la maternità è tutt'altro che il peso. C'è una bellissima immagine di una persona che ho sempre apprezzato molto in tutta la mia vita, che è quella che la metafora delle grandi aquile, che hanno delle ali enormi per volare. Qualcuno potrebbe venire in mente che quelle ali sono così grandi, pesano, e forse se togliessi quelle ali, nella maggiore leggerezza raggiunta dall'aquila, potrebbe volare anche più d'alto. Sappiamo tutti che non si solleverebbe da terra. Ecco, nella donna il peso della responsabilità è anche ciò che determina la capacità di spingersi sempre più in alto e di raggiungere anche vette. Noi vorremmo solo che fosse riconosciuta la leadership. Nel libro parlo anche di secondità, ma secondità come scelta. La donna accetta nel suo ruolo anche di essere seconda rispetto a un'altra donna, seconda rispetto a un altro uomo, però l'accetta perché in quel momento sta facendo spazio ad altre responsabilità, sta facendo spazio, per esempio, come si diceva, alla sua famiglia. Quindi in questo momento appunto sto andando al saggio di mio figlio, sto andando a accompagnare dal medico mio figlio, sto facendo questo e quindi accetto anche di stare un passo indietro, ma non vorrei che questo passo indietro
diventasse una sorta di, come dire, mortificazione nello slancio potente di realizzazione di un'impresa, perché le imprese belle, le imprese grandi poi si fanno sempre insieme, non si fanno mai da sole. Grazie senatrice, davvero, veramente è stata davvero un percorso molto molto ricco, anche negli interventi, la ricchezza delle sollecitazioni. La diversità è tipicamente il tipico del femminile, non esiste un modello unico. E no? Infatti, ha rispecchiato proprio il suo libro. Forse c'è qualche minuto per qualche domanda? Certo. Ecco, magari se qualcuno vuole intervenire, magari abbiamo magari due domande. Ok. Che magari gli interventi hanno acceso i riflettori su alcune tematiche. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ma io sono molto lì, cercato sì, però è una, devo dire, ho ascoltato. Le chiediamo di avvicinarsi per... Sì. Ecco. Ho ascoltato con molta attenzione tutto quello che è stato detto, ma ho rivissuto anche quella che è una mia storia, che è stata una storia che faticosa, si può dire faticosa, ma scelta, voluta, fatta come nessuno me l'ha chiesto, ma noi l'abbiamo fatto, continuiamo a farlo. E io ritengo che sono molto d'accordo su quello che tu dici, Paola, sul fatto di essere consapevoli di quello che siamo e anche dei nostri limiti, perché questo ci fa più forti rispetto agli altri, perché gli altri lo sentono. La famosa autorevolezza, mi diceva l'altro ieri un mio collaboratore, lei quando entra in una stanza si sente che è entrata, ma lo sentono tutti e l'ascoltano, quindi il discorso del farsi ascoltare, ma del creare questa, cioè motivare le persone. Quando tu dici questa maternità che non è fatta soltanto di avere dei due figli, sei nipoti, e quella bellissima cosa che tu hai detto, che come nonna si rivive poi la materia, questo è bellissimo, guarda, mi hai fatto un regalo stasera dicendomi questo. E diciamo, la maternità si esprime in tante maniere, in far crescere la gente, farle riflettere, creare le condizioni. Io adesso mi occupo di tutt'altro, ma in fondo faccio questo, creo le condizioni perché ognuno possa crescere utilizzando le proprie risorse senza limiti per volare nella vita. Ti ringrazio Paolo di quel libro, io l'ho letto, trovo che sei riuscita a entrare poi anche nella realtà. I nostri direttori generali sono manager, perché hanno l'obiettivo da raggiungere, gli è stato detto: riduci il bilancio, assumi le persone, allarga questo, eccetera. La leadership è un'altra cosa, il leadership è un altro. E noi abbiamo anche, come donne, abbiamo anche questo atteggiamento di, a parte di essere generosi, ma siamo dei curiosi. Abbiamo la capacità di affrontare i rischi, di vedere chiaramente che c'è un rischio. Ma se c'è quel risultato, vale la pena avere quel rischio. Vivere l'insuccesso come, che non è facile, però vivere l'insuccesso che però ti sprona ancora di più, ancora più di prima, e sprona gli altri. E allora, tutto nel leggere il tuo libro, ho rivissuto tutta l'esperienza della mia vita, molto lunga, e in vari ambienti, e che continua con un taglio, come voglio dire, che in fondo riconferma la mia voglia di dare, di vedere, di vivere nel rapporto e per il rapporto con gli altri, e dare soprattutto ai giovani quelle opportunità che li fanno
uomini di questa società che ha bisogno di uomini consapevoli delle proprie capacità e anche dei propri limiti. Grazie mille. Grazie a te. Grazie. È bello come molte persone si siano ritrovate, quindi questo libro è stato anche un'occasione per fare memoria di quella che è la propria vita. Assolutamente. Allora, grazie per questa condivisione e questa testimonianza. Se c'è qualche altra domanda... Ci sono anche tante persone collegate che hanno seguito insieme a noi questa presentazione. Da lontano è più difficile, infatti la domanda è stata generata da una persona vicina, è chiaro, però siamo contenti anche di questa versione multimediale che ci permette di raggiungere tante persone. Allora basta ringraziare grazie. Anche tutte le persone che sono intervenute, è stata veramente un'ottima occasione di crescita comune e quindi ringraziamo anche la senatrice Binetti per quest'opera che veramente ribadisco la necessità che siano anche gli uomini a leggere questo libro. Grazie anche a tutte coloro che sono intervenuti, alle relatrici, grazie a Medicina e Frontiera che ha dato l'opportunità di condividere questo momento. Io vorrei concludere con una frase di Papa Francesco dedicata alla donna per eccellenza che è la Vergine Maria. Oggi è la Madonna di Lourdes, alla quale siamo tanto legati. E Papa Francesco scrive e prega: Santa Maria, donaci la santa audacia di cercare strade nuove per portare a tutti il dono della bellezza che non si spegne. E questo è anche l'augurio. E veramente questa bellezza non si spenga. Grazie a tutti per aver condiviso questo. Grazie a tutti, grazie Paola per le tue parole straordinarie. Grazie. E per il... Grazie. Grazie.